ogni problema ed ogni difficoltà va risolta nell'attimo stesso in cui essa viene a crearsi. In questo caso la teoria serve a ben poco, ci vuole tanta, tanta, tanta esperienza. E questa la si acquisisce non in un'aula, non in un prato, non in una palestra, ma direttamente sul fiume e sul torrente. Quindi il miglior maestro che avreste mai voluto lo trovate lungo il fiume ed il torrente. Sotto i piedi ho una corrente decisamente veloce, quindi batto l'imitazione sulla roccia e la faccio svenire in acqua. Nell'immediatezza la trota sale e tac, una sonora ferrata. Questo piccolo ruscello d'alta montagna, le trote sono al 100% tutte autoctone, completamente autoctone. Quindi, cari amici, dopo aver acquisito delle corrette informazioni da un autentico vero pescatore con la mosca, non vi resta che recarvi nel vostro torrente preferito. Sarà lui ad insegnarvi tutte quelle piccole strategie ed accorgimenti che non si possono descrivere in modo teorico in un'aula. E quando parlo di autentico pescatore con la mosca, intendo un vecchio pescatore, uno che ha preso tutte le nozioni base del classico sistema, non delle nuove generazioni. Oramai abituati a pescare solo ed esclusivamente su trote di secchio, ossia allevate. La pesca sulla trota di secchio è decisamente facilitata, mentre la pesca alla trota selvatica è molto molto più tecnica e difficile. Entriamo nei particolari. La trota di secchio sta sempre allo scoperto e cerca in continuazione il cibo. Nata in vasca, il cibo glielo portiamo noi a mano, quindi non si spaventa quando vede una persona. La trota selvatica ti sente a 20 metri di distanza e si va a rintanare. Gli orari in cui essa esce in caccia viene determinato dalle schiuse di insetti e dei macroinvertebrati che vivono lungo il fiume. Quindi, quando il torrente o il fiume non porta cibo, la trota se ne sta rintanata e non esce assolutamente, mentre la trota di secchio sta sempre immancabilmente allo scoperto e caccia in continuazione, indipendentemente da ciò che il fiume sta offrendo in quel momento. La selezione naturale delle trote selvatiche non permette loro di sprecare energie quando il torrente non ha niente da offrire, quindi se ne restano tranquillamente nelle loro tane. Questa regola è alla base di tutti gli animali selvatici. Non si possono sprecare più energie di quelle che si possono ricavare in un determinato momento, periodo stagionale che sia. Giusto per concludere, se volete diventare veri autentici pescatori a mosca, dovete dedicarvi solo esclusivamente alle trote autoctone, oggi difficili da trovare, ma ancora cercando si può fare.
questa limitazione battuta sulla roccia. La pesca con la mosca non è né più prestigiosa né più difficile di altri tecniche, è solo diversa. Diversi e speciali invece sono tutti quelli che la comprendono fino in fondo, tanto da capire che essa ti dà quello che tu gli dai. Soprattutto è una tecnica che va amata e, come in tutti i grandi amori, per essere ricambiati è necessario dare senza nulla chiedere.